Ciao a tutti, in questo video voglio mostrarvi le ultime creazioni che ho fatto in queste settimane. Iniziamo subito. Ho creato molte cose. Allora, ho fatto questo follettino azzurro e blu con una mollettina qua in alto. Ho provato a fare la spirale, ma credo che sia più comodo attaccare con la colla a caldo la mollettina. Poi il piatto di pasta, sempre con la mollettina, e poi ho creato il topino sul pezzo di formaggio, però devo ancora applicarci la molletta a questo. Poi ho creato la collana, ho preso una collana di queste qua già pronte che avevo acquistato nel negozio di Pollicina, che vi ho fatto vedere nel video precedente. Ups. Ho messo a questa collana questo ciondolino qua, che non è molto spesso, e appunto ha questo quadrifoglio e poi la coccinellina con gli occhietti. Poi ho creato, sempre con il tema delle coccinelline, un paio di orecchini con da un lato la coccinellina con gli occhietti e le antennine, e di qua dall'altro lato il quadrifoglio. Poi ho fatto un altro paio di orecchini che sono i gelatini. Ho faticato un po' a fare la texture del gelato, cioè un po' pallina che non sia proprio la pallina regolare, un po' ondulata, non so se riuscite a vedere. Comunque ho faticato perché col dotter picchiettavo un po', solo che appena finivo di picchiettare su una pallina, l'altra era già mezza deformata, perché magari dovevo per forza tenere di qua perché non riuscivo, se non altro modo, pure sì. Tenevo troppo forte la base mentre picchiettavo e si deformava perché ho usato il fimo. Perché questo qua è il colore cognac e non ho trovato altre paste che abbiano un colore così, che si addice diciamo alla base dei dolcetti, in questo caso dei gelati, perciò ho dovuto per forza usare il fimo ed era abbastanza molle. Ho creato anche l'anello abbinato al set delle coccinelline. Ho preso una di quelle basi con l'anellino, ho fatto una mini 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 coccinella più piccola che potevo, e poi due quadrifogli, e mi piace molto, molto carino. Magari se uno si mette gli orecchini e l'anello, gli orecchini e il ciondolo, oppure il ciondolo e l'anello, si può fare la parure molto bella. Poi ho creato questo portachiavi con la fettina di torta al cioccolato ripiena di panna con la rosellina e decorazioni viola qua, e quattro perline in vetro. Volevo fare anche un altro portachiavi, infatti avevo già preparato il soggetto, che però è molto più grosso rispetto alla fetta di torta, vedete? Ed è questo, appunto, questo salvagente, che a me piace molto, solo che non ho più anelli. Per portachiavi mi sono resa conto troppo tardi, perciò devo andarli a acquistare e la creazione è rimasta a metà. Poi ho creato un altro paio di orecchini con i cupcake. Questi qua li avete visti, se l'avete visto il video, in uno dei primi video, forse il primo video dove ho fatto vedere le mie creazioni. Ce li avevo ancora lì in un cassettino, allora siccome erano abbastanza simili, ho detto facciamo un paio di orecchini. Magari a qualcuno possono piacere, che sono giallo limone con delle fettine o di arancio o di limone sopra. Poi ognuno interpreta come vuole. Non mette a fuoco la telecamera. Comunque ha delle fettine, a parte che non si vedono le venature, cioè sono quasi impercettibili perché le ho fatte con del giallo limone su uno sfondo giallo, perciò le venature non si vedono molto. Poi con un altro cupcake di quelli che avevo in giro, sempre dello stesso stile, vedete? Solo che su rosa con le fettine di fragola sopra. Ho fatto un ciondolino per cellulare. Poi ho creato un altro paio di orecchini
con delle bustine blu e i cuoricini dorati sopra. Sono molto belle. Queste qui però sono uscite un po' più aperte in confronto a quelle che avevo fatto prima, che erano in Cernit. Queste qua sono in non in Fimo, in Premo, e sono uscite un po' più aperte. Non so come mai, io la quantità di carta da forno ho messo la stessa, però comunque. Queste bustine che sono molto carine e soprattutto molto semplici da fare, molto veloci. Poi questo paio di orecchini con i personaggi di Pac-Man, piatti col gancetto dietro. Questi qua, anche questi li avevo fatti un po' di tempo fa, li avevate visti nel video di come rifinire le creazioni. Infatti è da qui che io ho preso spunto per fare il tutorial 2-3 video fa, mi sembra. Perché appunto una ragazza, vedendo quel video lì di come rifinire le creazioni, aveva visto questi e mi ha chiesto il tutorial. Io l'ho fatto, e con quelli più grossi ho fatto gli orecchini lunghi, e con questi gli orecchini corti. Non li avevo ancora montati e ho deciso di farlo. Poi questo anello con delle micro ciambelline piccoline piccoline, 4, con degli zuccherini colorati sopra, gialli, rossi e viola. Ci ho messo anche un po' di fimo liquido, ma è rimasto trasparente. E mi piacciono veramente tantissimo queste ciambelline, è molto carino questo anello. A differenza però dell'anello, questo qua, delle coccinelle, questo qui ha la base con una montatura, cioè con una montatura, con una forma molto stretta. Invece questo qui ha la base che qua sopra è larga e man mano si restringe. Però è molto bella anche quella. Poi ho creato dei bracciali, questo qua con la catenella, che ha qua in fondo una perlina bianca che riprende un po' la panna delle fettine di torta. Avevo delle fettine di torta avanzate e le ho messe tutte insieme. Allora c'è questa qui al cioccolato ripiena di fragola con la fragolina sopra. Questa qui è stata la mia primissima creazione, e con una decorazione di panna e fragola qua. Poi questa qui, che è la stessa del portachiavi. Volevo fare un paio di orecchini, solo che questa qui del portachiavi è un pochino più grossa e si nota la differenza, perciò ho preferito non fare gli orecchini. Questa qui è al cioccolato, ripiena di panna, con appunto la rosellina e decorazioni lilla e bianche qua. E poi l'ultima, la mia crostata, questa qui è quella che mi piace di più, che è appunto una crostata alle prugne, mettiamo così perché non saprei, un frutto viola alle prugne o alle susine, vediamo un po'. Comunque è appunto questa, diciamo, marmellata lilla. Poi qua sopra tutte le righette che hanno solitamente le crostate di pasta, la base di pasta, e poi qui questa decorazione, perché se non si vedeva che c'era il distacco e non mi piaceva molto, allora ho messo questa decorazione qui tra lilla e il cognac, appunto. E ovviamente sempre con la mia solita catenina. Io questa qui l'avevo acquistata in un negozio, mi sembra. Ho fatto un sacco di bracciali e non finisce mai sta catena, vabbè. Poi ho creato un altro bracciale. Qua c'è una perlina rinascimento fucsia qua, un'altra perlina rinascimento fucsia qua, e poi due ciondoli. Allora, questa crostata alla fragola con sopra delle cane alla fragola, cioè cane di fragola. E poi questo qui che è un cupcake, sempre con la cane di fragola. Ho utilizzato un po' di ciondolini che avevo lì in giro, che non avevo ancora usato, mi sono messa lì e li ho montati. Poi questo bracciale già pronto azzurro, ci ho aggiunto delle roselline che avevo fatto anche queste molto tempo fa. Ce l'avevo viola, azzurre e rosse, solo che rosso con un cordoncino azzurro non mi piaceva, invece viola e azzurro sì. Le ho alternate un po' su diversi fili e mi piace molto questa cosina qui, con tante roselline che pendono da questo bracciale. Ovviamente la chiusura col moschettone. Poi ho creato dei bracciali. Allora, questo qua, così con queste perle, molto bello.
E quest'altro che non indosso perché sennò farei una fatica mortale a chiuderlo. Perché io non riesco a chiudermi i bracciali col moschettone. Comunque, ho fatto appunto questi due bracciali. Io ho fatto un po' di perle con questa che è in, come vedete, a spirale trasparente e nera. L'avevo già fatto uno per una signora che me l'aveva commissionato. E siccome mi è piaciuto molto lo stile, come è uscito il lavoro, ho rifatto la stessa creazione, solo che l'ho riproposto in due modelli diversi. Quello con le perle più grosse, distanziate dai distanziatori a pallina argentati lisci, col filo elastico. Invece, per chi preferisce quello col moschettone, c'è così, che non mi dispiace, diciamo, preferisco questo, ma anche questo qua non è molto brutto, che ha queste appunto perle cilindriche e sempre distanziatori a sfera. Argentati, ovviamente qua la chiusura del moschettone e avevo acquistato questi qua che si chiamano salvafilo, non so se lo vedete. Ok, forse comunque qua questa specie di C un po' più allungata e li ho usati per la prima volta e mi sono trovata molto bene. Comunque coprono quel filo trasparente che rimane fuori che è un po' bruttino. E poi abbinato questi bracciali ho fatto l'anello, questa qua è l'ultima creazione, l'anello. Avevo visto delle cose su internet abbastanza simili, avevo visto uno che era una base tutta dorata e poi con un filo metallico rame c'erano delle spirali sulla superficie. Io non lo volevo proprio fare uguale, anche perché non avevo la base dorata e fare una perla centrale dorata. Su una base argentata non è che mi piace molto come idea. Invece poi l'ho fatta così con questa cane, che è la stessa delle perle del bracciale. Poi l'avevo bucato da un lato e dall'altro. Aspettate che me lo tolgo così lo vedete meglio. L'avevo bucato di qua e di qua. E appunto volevo anch'io fare questa tecnica delle spirali. Avevo appunto fatto la cane a spirale. Perché così poi la lavorazione del filo metallico riprendeva la cane di sfondo. Però ci ho provato e non mi piaceva molto il risultato, allora ho preso semplicemente il filo metallico, l'ho passato da un lato all'altro per due volte, cioè nel senso ho preso il filo, l'ho inserito, poi un'estremità l'ho piegata e l'ho infilata di qua, l'altra estremità l'ho piegata e l'ho infilata di qui e l'ho fermato con un po' di attack, che è la colla che uso sempre per attaccare tutti i gancetti ai vari ciondolini. E devo dire che non mi dispiace, avrei preferito le spiraline che riprendevano un po' comunque il soggetto della cane, però la lavorazione secondo me è bella lo stesso. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Se avete qualche problema, potete scrivermi un commento qua sotto. E il tutorial per la collana con le spirali, quella viola che avete visto nel video precedente, tra qualche giorno sarà caricato. Perciò abbiate un po' di pazienza e arriverà anche quello. Io vi saluto e ci sentiamo al prossimo video. Ciao!